miracolo del sole che ci fu a Fatima il 13 ottobre del 1917, e fu spettacoloso perché fu visto il sole scendere sulla terra, poi a un certo punto cominciare a andare in giro per il cielo. Fu visto da 70.000 persone, credenti e non credenti, persone che sapevano o non sapevano di questo miracolo. Lì a Fatima 70.000 persone lo testimoniarono. Ebbene, nell'anno, al termine del calendario Maya, che è 1912, al termine del 21-12 del 2012, che è in sostanza l'anno tredicesimo, perché è cominciato con l'anno zero del 2000, quindi il 12 è il tredicesimo, il 21 è a 10 giorni in meno rispetto al tredicesimo, e si osservi già la vicinanza del 13-10-10, qui indica trattino, lì invece il tredicesimo è proprio meno 10. Ci sono esattamente 3, 4, 5, 8, 7 giorni, che è 3, 4, 5, 6, 7 più 20. Insomma, c'è il ciclo 10 dei giorni, sapete che il ciclo è 10, 10 unità, e quindi il ciclo 10 dei giorni, un ciclo per 2, ossia 20 giorni, più 3, 4, 5, 6, 7 giorni, e abbiamo quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni. Ora, poiché i secondi sono in un giorno 86.400, il ciclo 10 dei secondi, messo in relazione all'ente 1 e trino, che è 4, equivale a 3, 4, 5, 6, 0 giorni. Ripeto, il ciclo dei secondi è espresso in giorni, però, quindi sono 3, 4, 5, 6, 0, che espressi in giorni diventano giorni, che per inserirli nei calcoli che stiamo facendo, i 3.400 e i 34.587 sono i dì pari al ciclo 10 dei secondi relativi a giorni 3 più 1, più 2, più 3, più 4, più 5, più 6, più 7 giorni. Questo equivale a 34.587. Sono sempre i giorni 3, 4, 5, 6, 0 pari al ciclo 10 dei secondi in 4 giorni, più 3 giorni al cubo, e le cose messe in questi modi rivelano che sono i giorni 1 più 3 più 3, il che in assoluto, ossia considerando la base numerica, ciò equivale a 1 più 3 più 3 a 7 giorni. È evidente che il miracolo del sole, visto scendere sulla terra, è collegato in un modo mirabile al termine del 21-12-2012 da una vera escalation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa appare sia nei cicli 10 in giorni, sia nei cicli 10 in minuti secondi paragonati ai giorni. Nelle ore, 34.587 giorni sarebbero 880.088 ore, per come sono misurate dal ciclo reale magnetico. Il ciclo 10 reale magnetico si riferisce a 500.000 unità magnetiche dentro il metro. Nel ciclo 10 ne abbiamo 50.000, poiché il nostro avanzamento elettrico è relativo al ciclo reale magnetico, il numero che risulta è proprio contenuto dentro
questo numero assolutamente simmetrico che comprende quattro cifre 8. Il numero 8 è l'espressione della realtà assoluta, quindi l'infinito, perché è quella 4 più 4, quella complessa di 2 al cubo. E quindi questi giorni qui, espressi nelle ore, hanno proprio la forma del ciclo assoluto che si possa immaginare. Ora, abbiamo visto che non solo l'anno 12 è il tredicesimo, e quindi quella data lì è a meno giorni. Abbiamo visto che la data del 13, 10 e del 17 è identica al tredicesimo meno 10 giorni. Abbiamo visto come c'è tutta questa escalation, non si può fare a meno di osservare come in quel giorno in cui fu visto scendere il sole sulla terra iniziò una sorta di escalation di unità aggiunte fino a completare interamente l'opera dei 7 giorni della creazione. In questo caso è nell'ordine proprio progressivo dei giorni: c'è il primo, c'è il secondo, c'è il terzo, c'è il quarto, c'è il quinto, c'è il sesto, c'è il settimo. Quando, se corrisponde all'Apocalisse, è la volta che si apre il settimo sigillo. Cosa c'è da aspettare? Cosa c'è da temere? Io so già che cosa c'è da aspettare che riguarda me. Io, senz'altro, me ne ritornerò in cielo. Fatima è collegata al 21-12 del 2012, anche attraverso il Vangelo di Giovanni. Prima della sua Apocalisse, anche il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni è stato apocalittico. Infatti ha raccontato le condizioni di un ultimo miracolo fatto da Gesù dopo che era morto e risuscitato. Quindi chiaramente non era Gesù, non è stato neanche riconosciuto, ma ha ripetuto lo stesso miracolo. Era il padre di Gesù. Bene, ci furono a Fatima 6 volte l'apparizione il giorno 13, da maggio a ottobre. Per 153 giorni, e furono pari ai 153 grossi pesci dell'ultima pesca miracolosa, raccontata proprio come oracolo nel Vangelo di Giovanni 21. L'ultimo miracolo eseguito da Gesù dopo la morte e resurrezione, dunque non era la persona di Gesù. Nessuno lo riconobbe. Era suo padre, ma nessuno ebbe il coraggio di chiedergli chi fosse, perché sapevano che era Gesù. Infatti il padre e Gesù sono la stessa cosa. Ebbene, il padre aggiunse al lavoro di 6 giorni a Fatima il lavoro suo, del giorno suo, quello di riposo, fatto il settimo giorno. Un lavoro divino che vale anni, e vale ancora quel 13, e dunque sono 7 volte 13 anni, per 91 anni. Aggiunti questi 91 anni alla data del 13-10 dell'anno 17, portano alla data del 13-10 del 2008. Ebbene, quel giorno era esattamente a 153 decine di giorni dall'anno tredicesimo meno 10 giorni di questo secolo, ossia al 21-12 dell'anno numero 12. Come a dire, pesci grossi a taglia 10, a taglia paterna. Infatti, chi tornerà in cielo 153 decine di giorni dopo quel 13-10-2008 sarà
il Dio del Sole che è sceso in me, Romano Amodeo. Il segreto, che potete decodificare benissimo, sia relativo a Fatima, sia relativo ai Maya, lo potete decodificare rovesciando le due parole. Rovesciando Fatima viene fuori Am Ita Fi, ossia I am. I am significa io sono, Yahweh, am, ma vuol dire anche Amodeo. Ita vuol dire Italia, Fi vuol dire Felitto, il luogo in cui io sono nato. Quindi i tre segreti di Fatima sono i tre che sono venuti in me, nato come M in Italia e a Felitto. Rovesciando Maya, I am, un'altra volta. Ossia, I, il Dio dell'essere, am, Amodeo, che significa di per sé am, zero, cum Deo, sono niente in me stesso, sono un puro burattino, sono un portatore, ma con Dio dentro di me, come del resto espresso in Genesi 38, in cui il padre vero fu irretito da sua nuora e diede eredità ai suoi due figli morti, facendo lui la parte del padre vivo al posto dei due morti. Ecco, i due morti sono le due persone che si incaricano di portare Dio Padre e Dio Spirito Santo fino al termine ultimo della loro permanenza qui nel mondo reale, che terminerà alla fine del calendario Maya e completerà l'opera iniziata con la venuta al mondo di Dio nel Figlio. Solo dopo tutti quanti sarete dispiaciuti di non aver accolto come si doveva Dio Padre, perché si era presentato in un burattino appena un poco più in su di un pagliaccio.